Ragazzi, ben tornati sul canale, ben ritrovati in Battlespot. Oggi andiamo a provare un team con Commo, anzi andiamo a provare proprio Commo, che sta iniziando a girare in fase di testing, lo si sta vedendo, alcuni lo stanno giocando, chi fisico, chi speciale. Oggi andiamo a giocarlo speciale. Allora, prima di cominciare, ragazzi, se volete, vi ricordo che potete iscrivervi al canale, lasciare un like, era tantissimo che non lo dicevo, condividere, commentare, mentre io vado a togliermi, così andiamo a vedere il team nella sua interezza, poi andiamo in Battlespot. Team, quindi, con Commo, basato su Commo, partiamo proprio dal Dragolotta di Alola, che andremo a giocare, se ci riusciamo, Terra Acciaio con Spraigola, con Copricapo, che è un'abilità un po' meh. Diciamo che a livello di abilità è un po' una mezza sega, ma Copricapo, oltre ad evitare danni subiti dagli effetti meteo, va anche a ripararlo in qualche modo da spore e via dicendo. Clamor Squame, Cannon Flash, Dracofonia più Protect, questo è il set di mosse. Diciamo che la cosa è di andare a setappare con questo Pokémon e poi sparare danni, aiutato magari da un Clefairy. Clefairy che ha Free Hand Guard come abilità, con Level Condensa, quindi aumenta le sue difese perché non è ancora evoluto. Terra Water, Follow Me, Altruismo, Moonblast e Protect. Rillaboom con Grassy Surge, Assault Vest, Terra Water, Woodhammer, U-Turn, Fake Out e Grassy Glide, che ricordiamo è stata nerfata. Poi abbiamo Urshifu, Scarf, Terra Water, Idroraffica, U-Turn, vabbè, conosciamo. Iatran con i Leftovers, Fuocardore, Terra Grass con Heat Wave, Earth Power, Sub e Protect, più Tornadus, Burla, Coverclock, Tailwind, Rain Dance, insomma, pure lui è abbastanza classico. Bene, ragazzi, detto ciò, io andrei direttamente in Battlespot, andiamo a provare questo Commo. Oh, ce l'abbiamo fatta. Allora, Ogerpon, Delibird, sì, vabbè, Iron Bando, Landorus, Urshifu, Lilligant, Ents. Allora, credo che si potrebbe fare una roba del genere. Urshifu lo potremmo portare. Credo. E Iatran. Proviamo. Team strano il suo. E cioè, bene o male, Ogerpon, Bundle si vedono, Landorus uguale. Lilligant così senza sole mi preoccupa, specie se ci parte. No. Ok. Più Iron Hands. Allora, lui ha rompiforma, giustamente. Allora, Follow Me e Dracofonia. Questo è la combo da fare. Lui non ha mosse ad area, teoricamente. E intanto lui già terra cristallizza, quindi noi abbiamo già un Urshifu dietro che, essendo Scarf, è più veloce di Ogerpon. Qua arriva il Fake Out su Clefairy, clava, reggilo, sei drago, lo regge.
lo regge grazie anche a Friend Guard, nonostante il crit. Mamma mia, proprio uno sputo. Allora, io posso fare anche una cosa. Helping Hand. E Clamor Squame. Dovremmo essere. Allora, siamo teoricamente più veloci. A più 2. Helping Hand. Stab. Hands sarà a V. Non penso che lo andremo a toccare. Ok, quindi lui la regge. Drain Punch, ciao, Commo. Potrei aver sbagliato io di brutto, ma. Scontato che io entro con Urshifu. Cioè, se io entro con Urshifu, è scontato che vado su Ogerpon. Faccio follow me. Scusa, lui allora dietro lui chi c'ha? Mettendo caso che lui dietro ha Urshifu, non mi conviene tirare. Allora, follow me su Clefairy e idroraffica. Di là. Lui potrebbe essere un po' un problema. Ogerpon. Non tantissimo. Ok. Potremmo anche ignorarlo, Ogerpon, tra virgolette. Beh, insomma. Carica Quark. Io se io rifaccio follow me. Beh, teoricamente. Allora, teoricamente se lui spaghi shield non lo può fare perché. Comunque sia. Buchiamo la protect. Spaghi shield è una protect. Lui non fa protect. E Ogerpon viene giù. Io ovviamente mi sto tenendo la tera per Iatran qualora lui avesse Urshifu barra Landorus dietro. Per l'appunto. Perla. Posso rischiare di perdere Clefairy? Sì, posso rischiare di perdere Clefairy. Follow me. Questo era un video su Commo, sta diventando un video su Urshifu Clefairy praticamente. Ah, diciamo che se lui invece di fare Erbo Scivolata avesse fatto Clava di Liane, sarebbe stata un'altra partita, eh? E adesso noi abbiamo un Iatran. Abbiamo un Iatran.
quale possiamo terare più idroraffica. Non penso che liofizzazione, ora toccherà vedere anche come è spreddato, ma in virtù, questa è una mezza predict, perché lui potrebbe sparare mossa acqua su Iatran. Qua non si regge. Poi abbiamo sempre i lefty. Ma basta un hit wave, single target. Bravo Iatran. La cosa di Commo non è uscita proprio benissimo, però bene o male è andata anche abbastanza bene. Sinceramente pensavo meglio. Comunque, ragazzi, allora, la combo di Commo non è riuscita, perché Hans, specialmente poi a Southwest, è un bel muro da buttare giù. Però bene o male la combo è questa. Quindi quando vedete un Commo nel team dell'avversario, fa questo: si boosta con Dragofonia, va a più uno di tutto, e poi lo trovate o con la bacca o con lo spray gola. Spray gola per boostarsi, con la bacca per riprendersi. Di solito in questo caso qua Clefairy può girare con Life Dew per far recuperare vita a Commo, cosa che non avevamo in questo set, quindi abbiamo dovuto provare a fare la kill, ma non ci siamo riusciti su Hans. Il problema di Commo è che tocca costruirgli un team bello solido intorno, perché se lui riesce a boostarsi e a fare danni, i danni li fa. Ma ha bisogno anche di un team dietro che, qualora Commo facesse un po' di fatica, allora gli altri, il supporting cast, chiamiamolo così, possono far bene. Ovviamente tocca sempre gestirlo anche abbastanza bene. Dispiace che alla fine poi tutto sommato è andata bene, ok, però non siamo riusciti effettivamente a far vedere la potenza del drago di Alola. E ragazzi, detto ciò, io vi rimando al prossimo video, quindi venerdì teoricamente. Bacioni, alla prossima e ciao.